Buonasera a tutti, sono molto onorato e felice di essere qui con Alfonso Alvarez Moraz dopo i giorni in autunno che abbiamo trascorso tra Milano e Bologna con Juan Luis, che è un frequentatore assiduo della nostra facoltà, e poi con tutti i nuovi amici che hanno reso la nostra partecipazione a questo corso molto, molto piacevole. Io ho una presentazione non perfetta come quella di Federico Oliva, è una presentazione prevalentemente di immagini, sottotitolata per alcune parti in inglese. Vi prometto che parlerò piano e mi potete interrompere se non sarò chiaro, cercando naturalmente di dare il più possibile ampiezza al titolo che abbiamo scelto insieme ai coordinatori di questo corso, Milano nello specchio, con poi una particolare riflessione sul progetto per l'area Expo 2015, perché Milano nello specchio mi consente da una parte di riflettere su un'esperienza recente, molto recente e ancora viva. Questa presentazione è fatta per questo corso sostanzialmente, alcune anche considerazioni che ne nasceranno, ma anche perché bene o male, lo faceva vedere Juan Luis, lo specchio in fondo richiama un po' lo specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il titolo originale è Attraverso lo specchio, quel che Alice trovò, e in fondo io non vi assicuro un viaggio così interessante, ma spero che ne usciremo un po' arricchiti insieme. Io cercherò di riprendere alcune questioni delle vicende del nuovo piano comunale per Milano, che è stato approvato nel 2012 e di cui Federico Oliva vi ha fatto vedere alcune immagini con cui questo piano ha risposto alla legge regionale, e congiuntamente cercherò di restituire gli aspetti di pianificazione, di progettazione del nuovo sito destinato all'Esposizione Universale di Milano, perché a mio parere rivestono un carattere emblematico, importante, nella descrizione del grande cambiamento strutturale che è avvenuto nostro paese e in Europa in generale con l'inasprirsi della crisi economica. Negli anni precedenti alla crisi di Milano, vedevamo ieri alcune immagini anche che riguardavano Madrid, che possiamo collocare tra il 2006 e il 2007, la città di Milano aveva assistito a un intenso processo di trasformazione urbana, molto vivace, dirompente, che però era avvenuto tutto al di fuori di un progetto politico, amministrativo, urbanistico esplicito. Anzi, Milano per molti anni è stata in Italia la città che ha teorizzato l'inutilità del piano e ha teorizzato la capacità del mercato di far fronte ai problemi della città da sola, gestendo un numero importante di interventi piccoli e grandi al di fuori di un quadro di pianificazione. Milano ha
aveva un piano della metà degli anni 70, approvato negli anni 80, che ha completamente stravolto nell'attuazione del piano, e in questa intensa stagione di liberismo, possiamo dire, in campo urbanistico, che è durato ben oltre quelli che sono stati i segnali della crisi strutturale e economica. Anni in cui, ricordava Federico Oliva, la città ha compiuto la sua transizione sostanzialmente terziaria, ovvero il cambiamento della sua base economica, e che in qualche modo, dopo un periodo di stagnazione avvenuta, diciamo, poco dopo Tangentopoli, insomma, che per noi ha costituito un momento di cambiamento rispetto a una corruzione politica locale e nazionale, come dicevo prima, ha prodotto una trasformazione grande, importante e spontanea. Dal 2006-2007, dicevo prima senza quasi accorgersene, la città però ha conosciuto un processo completamente diverso, molte cose sono cambiate, sia fisicamente e sia anche politicamente, anche nella percezione della città e del suo possibile futuro, e gran parte di questo cambiamento, come dicevo, è stato determinato dalla crisi economica che ha colpito l'economia matura, naturalmente, dell'Europa e di molti paesi, ma anche di una città importante come Milano, che sta dentro, vedevamo nell'immagine, a una regione che è considerata tra le più ricche d'Europa. Questa crisi non ha per nulla sottratto Milano da alcune condizioni, e io penso che questo processo di trasformazione ha una strutturalità e una portata tale che bene o male mette in discussione alcuni strumenti e alcune pratiche che ormai ritenevamo consolidate, e che costringe a mettere a fuoco soluzioni che sono adatte ad affrontare una condizione che ci accompagnerà ancora per alcuni anni. Pur guardando con ottimismo nel futuro, non possiamo non considerare la strutturalità di questo cambiamento. E dal 2011 la nuova giunta di centro-sinistra, dopo quasi 25 anni, ha provato a invertire un processo, quel processo di liberalizzazione dell'urbanistica, e ha cercato di tornare a pensare la città come un bene comune e di accompagnare i suoi processi di trasformazione, sempre più difficili, attraverso ancora una forte regia pubblica. E quindi la Milano in cui dal 1 maggio prenderà vita l'Expo 2015, e che durerà fino al 31 ottobre, un intero semestre, in fondo Milano è una città molto diversa da quella in cui si è data la candidatura per questa importante manifestazione, e che probabilmente ha corretto anche, come vedrete, un po' la storia di questo progetto. Volevo un attimo, prima di parlare degli aspetti e delle ricadute dell'area Expo, tornare sul piano di governo del territorio del 2012 e in qualche modo anche su ciò che è avvenuto un po' a valle di questo piano,
perché, come vedrete, come già un po' ha spiegato Federico, questo piano ha, confrontato per esempio con quello presentato ieri di Roma, delle valenze molto diverse e devo dire una sua specificità che ha costituito anche un problema nel tentativo di poterlo modificare. Anche quello di Milano è un percorso molto accidentato, durato quasi 7 anni, in realtà il piano è impostato da un'amministrazione, dalla prima amministrazione di centrodestra già nel 2005, e ha visto quasi succedersi 3 sindaci, 2 di centrodestra e 1 di maggioranza di centrosinistra, quello che sta governando la città oggi, e come dicevo un periodo in cui c'è stato un profondo cambiamento del campo di gioco e anche ha richiesto sostanzialmente una modifica di un modello che nasceva anche dal punto di vista concettuale e dell'esperienza come un modello di piano totalmente liberista. Il punto di svolta è stata la politica della nuova amministrazione e il documento politico che è dell'ottobre 2011 che, come dicevo, ha costituito sostanzialmente un nuovo percorso. Questo percorso è avvenuto non cambiando e rinunciando al piano che era stato impostato dalla giunta, dalle amministrazioni di centrodestra, ma pensando che in qualche modo un piano che era arrivato quasi all'approvazione potesse essere modificato dall'interno, pur essendo un piano molto radicale, attraverso un'operazione riformista, attraverso un atteggiamento pragmatico nei confronti della storia di questo piano, e noi l'abbiamo chiamato un piano rimediale, cioè che tentava sostanzialmente di rimediare alcune cose che trovava sbagliate. Come prima Federico faceva vedere, il piano risponde sostanzialmente alla legge Lombarda che prevede una tripartizione del piano con un atteggiamento molto minimalista, e farò vedere anche meno tavole di quelle che ha fatto vedere Federico, in quanto credo che le tavole essenziali del piano siano molto molto limitate, e quello che potete vedere nella distinzione del piano tra documento di piano, che dovrebbe avere un carattere, come ricordava Federico, strutturale, ma che ha una validità di 5 anni, quindi impossibile impostare in 5 anni una strategia di lungo termine per una città, e un piano delle regole, che è un grande regolamento della città esistente, e il piano dei servizi, che è il piano per, diciamo, l'assetto dei servizi. Quello che manca è il piano operativo, pensando alla riforma, diciamo, INU e a quel tipo di ispirazione che veniva sostanzialmente demandato alla pianificazione attuativa, e quindi nessun tipo di organizzazione e gestione dell'attuazione per questo modello che deriva dalla legge regionale è possibile. Ma io ritengo che, nonostante la ponderosità anche del piano, soprattutto del documento di piano, che è un'opera di letteratura urbanistica, le cose veramente fondamentali siano molto poche, e in realtà il documento di piano non contiene sostanzialmente una struttura di piano come quella che Federico Oliva ci ha fatto vedere, per esempio, nei piani emiliani o
nei tentativi che Federico ha costruito anche dentro la legislazione regionale per tirar fuori questo modello strutturale. In fondo, questa immagine l'avete già vista, è un po' semplificata, queste sono le aree di trasformazione per Milano, per il PGT impostato dalle amministrazioni durante questo periodo, che andavano a indicare precisamente le aree di trasformazione, che non ve le sto a indicare una per una, ma sono totalmente aree pubbliche, pochissime di proprietà comunale, molte di proprietà di altri enti dello Stato, per esempio le ferrovie, la gran parte delle aree che vedete intorno alla cintura ferroviaria sono gli scali ferroviari. Gli scali ferroviari sono un tema di trasformazione importante a Milano. Un altro tema è quello delle caserme, sono le aree che vedete più lontane rispetto alla cintura ferroviaria, e poi due aree di proprietà prevalentemente comunale, una a sud, questa che si chiama Porto di Mare. A Milano non c'è il mare, ma dagli anni 50 c'è sempre stato un tentativo di costruire un porto e un canale navigabile che avrebbe costruito per Milano un ruolo commerciale anche da questo punto di vista. E quest'area che è l'area di Bovisa, dove da quasi 20 anni ormai Milano pensa alla nuovo polo universitario legato anche al Politecnico di Milano, che sono due aree che hanno giganteschi problemi di bonifica di suolo. L'ultima perché c'erano i gasometri e comunque un'attività di trasformazione legata sostanzialmente agli idrocarburi che hanno inquinato pesantemente il suolo, e la seconda Porto di Mare perché in una delle zone paesaggisticamente più belle di Milano, la parte sud con le sue abbazie, i suoi canali, sostanzialmente era un'area in cui era stata localizzata una discarica che naturalmente in un progetto di nuovo assetto paesaggistico andava rimossa. Ma quelle aree grigie che Federico vi ha fatto vedere, che sono sostanzialmente i residui agricoli non trasformati, però di agricoltura c'è molto poco, ma le uniche parti del territorio amministrativo di Milano non artificializzate, su queste aree c'era un indice territoriale che era funzionale alla loro totale pubblicizzazione, che veniva trasferito sostanzialmente nelle aree della città consolidata. Nel piano definitivo, quello del 2012, è stato fatto un tentativo sostanzialmente attraverso le osservazioni di azzerare l'edificabilità su queste aree e ricostruire sostanzialmente una rete ecologica comunale che insieme a quella regionale e a quella provinciale andasse a sostanziare un disegno per il sistema delle grandi aree verdi, tra l'altro due aree, quella dell'Ambro e quella dell'Olona, che sono due sistemi d'acqua, due fiumi importanti e molto alterati che attraversano Milano. Milano era una città d'acqua, oggi l'acqua è invisibile se non ancora per ciò che rimane in una parte dei navigli. Si stanno costruendo alcuni progetti di resilienza che cercano di mettere insieme il tema della sicurezza idraulica e quindi la risposta rispetto
al grande tema dei mutamenti climatici, lo ricordava anche Juan Luis prima, e invece quello anche del disagio abitativo che ha colpito sostanzialmente alcuni dei quartieri che sono inseriti lungo le valli di questo sistema. E in più una proposta per la mobilità, che è una proposta sostanzialmente di forte riduzione della nuova viabilità viaria rispetto al piano precedente, e invece il tentativo di selezionare alcune linee di metropolitana rispetto alle 10-12 che erano previste dal piano precedente, che non avevano nessuna copertura finanziaria, per innervare un po' di più questo tessuto densissimo. E quindi con questa operazione le due reti, infrastrutturale e quella ambientale, cercano di restituire quella strutturalità del disegno che mancava inizialmente. Federico ha mostrato queste tavole che sostanzialmente riguardano la differenziazione nel piano delle regole della città consolidata, in particolare questa che era il nucleo di antica formazione intorno alle mura spagnole, con qualche sconfinamento a sud, vecchi quartieri legati anche alla riorganizzazione ferroviaria di Porta Genova e di Porta Romana, anche i comuni che in qualche modo nei piani dell'Ottocento sono stati inglobati nello sviluppo di Milano. Volevo sostanzialmente dare una restituzione di questa mappatura, che vede naturalmente il tessuto consolidato come un ambito quasi unitario, a parte storica, con questa differenziazione nei tessuti di recente formazioni tra le aree gialle e le aree viola. Questo è un territorio che ha solamente delle differenziazioni morfologiche. In gran parte i piani che abbiamo visto non sono più piani disegnati rispetto a uno zonamento funzionale, a uno zoning funzionale, sono piani che in qualche modo cercano di capire e di rappresentare, lo vedevamo anche ieri per Roma, gli impianti storici della città. E quell'area viola, che sono le aree a disegno unitario, riconoscibile, sono l'esito dei piani dell'Ottocento e del Novecento, e anche bene o male i quartieri razionalisti che si sono via via poi succeduti con l'attuazione del piano degli anni 50, quindi tutti gli elementi di disegno unitario che bene o male per Roma non erano città di recente formazione, ma facevano parte di quell'avanzamento che Roma consegue riconoscendo sostanzialmente una città storica, non più il centro storico ma una città storica, che qui ci ricordava ieri Laura, che sostanzialmente è un tessuto che dovrebbe essere tutelato con norme particolari morfologiche, e così lo è per Milano, mentre invece le zone gialle sono ambiti di riordino urbanistico, e qui ne vedete alcuni, e gli ambiti di riordino urbanistico non sono solo la città recente, ma sono tutti i tessuti che non rappresentano la presenza della grande industria milanese, ma tutti i cluster di piccole attività artigianali e industriali che per alcune concentrazioni in queste zone rappresentano delle vere aree di trasformazione. E questo è stato uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare, in quanto tutte le zone potenziali
di riqualificazione urbana non venivano gestite in modo strategico dal piano strutturale, come abbiamo visto per esempio in alcuni piani emiliani, Reggio, ma venivano sostanzialmente già conformati nel documento che chiamiamo regolamento urbanistico. Queste zone hanno ancora degli spazi importanti di trasformazione e alcuni processi di trasformazione erano già avvenuti spontaneamente. È la periferia industriale di Milano. Perché io sostengo, scusate il testo in italiano, ma sono pochi i concetti che ancora voglio sottolineare, questo è un piano profondamente liberista, è un piano sostanzialmente minimalista nel suo modo di concepire come si norma una città, perché bene o male su tutte le zone del TUC, ovvero i nuclei di antica formazione che abbiamo visto prima, le zone a disegno riconoscibile e anche quelle di riordino urbano, indipendentemente dagli obiettivi di riqualificazione o delle tutele morfologiche, si applica un solo indice per tutta la città. E questo è stato un modello che doveva diventare il modello lombardo e il modello sostanzialmente anche per tutta l'Italia. Devo dire che su alcuni provvedimenti, anche legislativi, di cui parlava Federico, questo modello è comunque un modello che torna come modello molto influente. È vero che i diritti acquisiti sono sempre sostanzialmente riconosciuti, la città è esistente, ma l'indice che il piano prevedeva era un indice inizialmente di 0,5 metri quadri su metro quadro, che poi è stato portato e tagliato a 0,35 nella ultima misura rimediale. Questo 0,5 poteva essere ulteriormente ampliato andando a raccogliere tutti quei trasferimenti che provenivano dalle aree agricole che prima vi dicevo. Con la misura rimediale, tolte le aree agricole, abbiamo posto un indice territoriale massimo di un metro quadro per metro quadro in tutte le trasformazioni possibili, in quanto questo piano non prevede, se non per quelle aree pubbliche che prima vi ho fatto vedere, quali sono le possibili trasformazioni che vengono generate, ma queste vengono lasciate assolutamente libere laddove ci sono le condizioni per poter trasformare. Solo le aree pubbliche hanno un doppio indice, un indice di utilizzazione territoriale di 0,35, sempre, inizialmente nel piano della, diciamo, liberista erano 0,7, qui sono state, l'indice di 0,7 è stato diviso sostanzialmente in una parte di per funzioni libere e per una parte invece, quindi metà a metà, per edilizia residenziale sociale, che come prima diceva Federico è uno dei temi più delicati che noi possiamo affrontare nelle nostre città e nelle nostre città italiane. Si applicava la perequazione urbanistica solamente nelle aree che costituivano il residuo dei servizi del piano del 76, queste aree avevano una compensazione totale, nel senso che l'applicazione dell'indice consentiva il trasferimento e la cessione gratuita al comune. Inizialmente era 0,5, è diventato 0,35, quindi la perequazione urbanistica anche in questo piano era finalizzata all'acquisizione delle aree pubbliche, ma era generalizzata a tutto il territorio laddove si produceva un servizio, attraverso questo tema del trasferimento dei diritti, che era uno degli elementi contenuti nella nuova legge. Ma un ulteriore elemento di, come posso dire, minimalismo urbanistico, non saprei come altro definirlo, è quello dell'indifferenza funzionale. Le funzioni non ci sono più in questo piano, salvo delle piccolissime
compatibilità che vengono richieste per la localizzazione di alcune funzioni, cioè funzioni produttive pericolose, il piano non ha più destinazioni urbanistiche. E un tema che invece è stato molto incentivato nella fase rimediale è quello della bonifica dei suoli comunali, che deve essere preventiva ad ogni intervento e che precedentemente era naturalmente non chiaramente regolamentato. E come vi dicevo, la stragrande maggioranza delle aree di possibile riqualificazione urbana all'interno del piano delle regole aveva caratteri comunque produttivi e richiedeva una bonifica che nella stragrande maggioranza degli interventi del passato non era avvenuta. L'indice di 0,35 con una possibilità di incremento massimo fino a 1 su tutto il territorio urbano consolidato, una volta poteva essere composto attraverso solo il trasferimento dei diritti legato ai servizi o legato alle aree agricole. Col taglio delle aree agricole abbiamo cominciato a inserire quelle che noi un po' in modo semplice chiamiamo cose buone, ovvero la possibilità di fare edilizia residenziale sociale, naturalmente l'acquisizione di aree pubbliche col trasferimento dei diritti, la premialità per un'efficienza energetica che sia a livello di edificio sia a livello di trasformazione urbana, e poi una premialità per la promozione di concorsi, con questo si è lavorato anche con l'Ordine degli Architetti, per provare a incrementare la qualità architettonica delle trasformazioni, anche quelle più piccole, e per operare un maggiore coinvolgimento anche della popolazione. Quindi queste sono le cose buone. A partire dall'indice unico è possibile aggiungere tutto ciò che può essere prodotto come edilizia residenziale sociale, la perequazione e la parte di incentivazioni che riguarda efficienza energetica, recupero degli edifici storici, perché come diceva anche Juan Luis, gli edifici storici hanno un problema di efficientamento energetico anche più delicato, e quindi l'incentivazione era per cercare di sviluppare comunque un'efficienza anche degli edifici più importanti di Milano, e poi un indice integrativo per sviluppare le attività produttive all'interno delle aree di trasformazione, oltre naturalmente alla promozione dei concorsi. E qui è come in qualche modo si cerca di legare ognuna di queste composizioni con delle dimensioni di trasformazione delle aree, a seconda che le aree proposte abbiano differenze. Come vedete, in aree maggiori di un ettaro è sempre obbligatoria l'edilizia residenziale sociale. Questo per incentivare sostanzialmente questa tendenza alla realizzazione dell'edilizia residenziale sociale, non solo come possibilità, ma proprio come regola del piano. Tutto questo in realtà non ha cambiato il piano, che possiamo dire è una procedura su un territorio omogeneo, e questo territorio ha invece caratteristiche molto differenti. E come dicevo, la misura che si è scelta è una misura rimediale, non ha tolto alcune distorsioni che erano del piano, ma nonostante questo, sostanzialmente nonostante il tentativo di rendere più esplicito un progetto di riqualificazione, questa operazione non è sembrata del tutto sufficiente, e soprattutto è sembrata in qualche modo una misura di base, ma non una soluzione per affrontare i nuovi processi indotti dalla crisi economica.
che sono per Milano un tema di sovrapproduzione edilizia importante, che ha generato una altrettanto importante quantità di aree immobili di proprietà privata che sono rimaste inutilizzate, abbandonate, in più con un processo di abbandono anche invece di alcuni pezzi della città esistente, quella che noi chiamiamo ormai shrinking city. Su questo l'amministrazione Pisapia ha cercato, del sindaco Pisapia, di congedarsi da un'idea secondo la quale, anche stando al piano riformato, il mercato urbano potesse essere lasciato alle sue dinamiche naturali e quindi che fosse in grado, nella logica liberista, di allocare convenientemente i fattori, diciamo, di produzione, cercando di mettere al centro della nuova fase di rigenerazione urbana, che trovo molto giusto il fatto che Juan Luis leghi sempre il tema della resilienza a quello della rigenerazione urbana, che insieme ambientale e fisica, potesse costituire un momento importante del nuovo disegno, perché io credo che in fondo la resilienza sia una condizione potenziale quasi naturale della città, grande realtà che l'uomo ha realizzato, e naturalmente con diversi livelli di resilienza, è un potenziale che solo la rigenerazione urbana, che invece è una politica, è un'azione urbanistica, ambientale e non solo, riesce a esaltare tale potenzialità. E questo nuovo ciclo io credo che sia la vera sfida che noi dobbiamo cogliere e sostenere nei prossimi anni, in cui ci troveremo a governare sicuramente un processo differente da quello che abbiamo conosciuto nella trasformazione urbana, più minuto anche, più pulviscolare, più diffuso, che necessita di strumenti nuovi, anche di procedure molte volte veloci, che sono capaci di intercettare il cambiamento e di indirizzarlo positivamente, dentro un disegno esplicito, un progetto esplicito. Aveva ragione Juan Luis dicendo che non può essere solo un'azione puntuale, ma deve essere una condizione che viene sostanzialmente percorsa attraverso la gestione e attraverso una processualità degli strumenti che noi utilizziamo. Queste sostanzialmente sono i luoghi della trasformazione di Milano. Troviamo alcune aree che erano nelle immagini di prima, ma troviamo anche, per esempio, quelle rosse, quelle aree che invece hanno arrestato la loro fase di trasformazione, hanno lasciato dei buchi, delle ferite nella città esistente che sono difficili in qualche modo da colmare. E questa invece è la molecolarità sostanzialmente delle trasformazioni possibili che possono essere ricondotte alla rigenerazione urbana, che il Comune di Milano ha tentato sostanzialmente di pianificare, costruendo una politica del fare città, del qualificarla in forma diffusa, che ponesse un'attenzione ai problemi di riordino e di gestione di queste aree, anche quando si incagliavano, quindi accompagnando le trasformazioni quando queste riuscivano a disincagliare situazioni difficili. E il Comune di Milano l'ha fatto partendo dal proprio patrimonio pubblico, facendo bandi su circa 300 aree di spazi recuperati,
bandi sostanzialmente dove si chiedeva anche l'intervento di risorse private per progetti di riuso, per progetti socioculturali, per la riorganizzazione delle proprietà, 25 cascine di proprietà del comune che sono interstiziali comunque e che potevano promuovere riqualificazione urbana e anche rigenerazione per gli stessi quartieri, 100 progetti di beni confiscati alle mafie che quindi il comune ha rimesso in gioco naturalmente a valori diversi e chiedendo sostanzialmente un progetto anche attraverso forme di riuso temporaneo di questi immobili per evitare l'abbandono. Progetto in qualche modo delle cascine è un progetto che è piuttosto avanzato nel riuso, alcuni progetti di riuso e di restauro quasi paesaggistico, questi erano due alberghi che erano rimasti ancora inutilizzati dai mondiali di calcio e che sono stati demoliti con una anche procedura piuttosto interessante, purtroppo non ho il tempo di spiegarla, ma che ha ridisegnato un pezzo del paesaggio agricolo milanese, oppure alcuni progetti partecipati di alcuni spazi intorno alla città che sono stati riusati dai cittadini. In più alcuni concorsi dentro sostanzialmente le trasformazioni che erano rimaste non finite per quanto riguarda gli spazi pubblici che le convenzioni assicuravano, in modo tale da coinvolgere energie progettuali ed economie nuove per sostenere la trasformazione. In questo devo dire che i progetti di riuso temporaneo sono stati per esempio una delle chiavi importanti per poter attivare queste risorse anche su proprietà private, e il Comune di Milano ha costruito il proprio regolamento edilizio in funzione di queste alternative. Ed è un po' in questa prospettiva che Milano si prepara a ospitare Expo e vedrete come molti di questi concetti e di influenza di questa politica urbanistica abbia in parte anche influenzato il progetto di riuso futuro dell'area. C'è una consapevolezza anche che porta con sé questo periodo così difficile di crisi, ovvero che nelle realtà urbane mature, insomma in crisi, i grandi eventi riconducibili alle esposizioni universali, alle giochi olimpici, hanno esaurito in gran parte quella forza propulsiva di rinnovamento attraverso i grandi progetti di trasformazione che bene o male stavano in tutte le retoriche che le città italiane avevano in quegli anni e continuano ad avere. Roma con le Olimpiadi o ieri vedevamo anche Madrid con alcune iniziative. L'area scelta per Expo è un'area molto particolare, è collocata sostanzialmente sulla direttrice di nord-ovest di Milano, nella zona sicuramente più trasformata rispetto alla grande regione urbana. L'area è in comune di Rho e nel comune di Milano, gran parte nel comune di Milano, ma è un'area assolutamente intercomunale che è già connessa a importanti infrastrutture e ha un sistema sia di servizio di metropolitana urbana sia un servizio ferroviario regionale che la innerva. È un'area che sta dentro le grandi trasformazioni di Milano, questa è Porta Nuova, è forse uno dei pochi interventi che si è completato, molti oggi dicono che è la nuova centralità metropolitana con la torre dell'Unicredit
e con questa esperienza anche di piazza, di una piazza sopraelevata rispetto alla città, che è un intervento che ha avuto anche una fortuna, una grande fortuna, diciamo, popolare nella valutazione complessiva, che sta sulla direttrice storica del nord-ovest, che è una direttrice fondativa per i piani di Milano. L'area est è questa gialla, come vedete, cuneata tra due infrastrutture, anzi tra tre infrastrutture, perché è l'autostrada dei laghi che porta verso la Svizzera, l'autostrada che porta Torino verso la Francia e poi anche la ferrovia, sostanzialmente, nella sua linea Torino-Milano. Quest'area è in mezzo a trasformazioni che sono in qualche modo importanti e che traguardano un'asta che continua bene o male a rafforzarsi, che è appunto l'asta del Sempione. Il Comune di Milano ha scelto nel 2006, quando candida l'area, quando candida la città, l'esposizione universale, un'area privata. Anche questo è una situazione anomala per anche le grandi esposizioni, con grande spavalderia, devo dire, con grande anche forza, impone la trasformazione di un'area privata che ha un proprietario che è uno sviluppatore storico di Milano, la proprietà Cabassi, e poi le proprietà di Fiera Milano, che poi vedremo ha un'area adiacente, che è quella in cui è stata decentrata la Fiera e che è la seconda grande proprietà, che stavano costruendo un progetto di sviluppo e candidano questo progetto di sviluppo per ospitare l'esposizione universale, avendo in cambio sostanzialmente il cambio della cessione dell'area fino all'ottobre del 2015, chiedendo in cambio sostanzialmente una riqualificazione, una valorizzazione immobiliare e l'infrastrutturazione che avrebbe portato Expo. L'amministrazione di centrodestra candida quest'area per essere trasformata, vince la selezione, come sapete, contro una città turca, Smirne, e l'altra cosa è che quest'area in fondo era un'area molto sfortunata, non era un'area strategica nel disegno complessivo della città di Milano, come per esempio poteva essere il Fonte Fiume, per esempio, di Lisbona, quando ha trasformato per l'esposizione universale la parte fondamentale della sua città. È un'area, questa è la Fiera di Milano, è un'area incuneata tra infrastrutture, ma anche tra una serie di aree produttive, ancora produttive, sia quelle in Ro, sia quelle di Milano, una sorta di buco in mezzo a un'infrastrutturazione con alcuni elementi anche piuttosto pesanti, come un carcere, grande carcere, naturalmente essendo questa un'area non strategica di sviluppo, tutte le funzioni meno importanti venivano decentrate, un grande centro logistico delle Poste Italiane, un grande scalo ferroviario legato a queste funzioni. L'area aveva già alcune urbanizzazioni legate alla fiera, dei parcheggi ulteriori rispetto a quelli che Fiera aveva sostanzialmente richiesto. Come vedevate nell'immagine precedente, è un'area di 1 milione di metri quadri come estensioni di 100 ettari. Questa è l'area vista da Milano dove si incrociano le infrastrutture e forse da qui l'area emerge un po' più come un'area prevalentemente verde. Questo era lo stato degli insediamenti iniziali. In realtà
l'unico elemento agricolo era una cascina che poi vedremo viene recuperata. È una grande enclave quest'area, una grandissima enclave con tutta una serie di problemi di accessibilità che vengono risolti fin dal primo masterplan attraverso dei collegamenti aerei che consentivano di entrare pedonalmente nell'area senza incontrare appunto ulteriori cesure. Nei primi disegni di Expo il rapporto con la fiera in qualche modo è un rapporto ancora molto forte, anzi i primi padiglioni di Expo sono i padiglioni più vicini alla stazione della metropolitana, e in fondo questo grande disegno di infrastrutturazione intorno ad Expo è servito per rafforzare le infrastrutture di Fiera Milano che erano state solo in parte realizzate con il decentramento della nuova fiera, quella di Fuxas. E come vedete in questa immagine, quasi specularmente, il terzo master plan che viene presentato alla BIE, l'ufficio che si occupa sostanzialmente di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e dei lavori relativi all'esposizione universale, si sceglie sostanzialmente un disegno molto molto forte. Questo è il master plan disegnato dalla consulta degli architetti che sono stati coinvolti, il disegno principalmente è degli svizzeri Herzog e di Merun insieme a Stefano Boeri, che in qualche modo inquadra questa trasformazione. E l'asse che percorre tutto il chilometro e mezzo di Expo è chiamato Decumano e ha un suo cardo, che è questo, quasi come se questa fosse una città di fondazione romana, cioè ispirandosi sostanzialmente a un disegno particolare. La cosa interessante, purtroppo non sono riuscito a farla capire bene dentro questo disegno, è che questa organizzazione insediativa, che poi ha tutta una serie di strade perpendicolari, così come quella di Fiera, in parte come quella anche di Marzio di Roma, forse più casuale, ha la stessa giacitura della città dell'Ottocento in questo quadrante, delle ensance dell'Ottocento in questo quadrante. Ha un'ispirazione sostanzialmente che proviene da quel disegno. E come vedete, questo disegno permette sostanzialmente di distribuire linearmente quelli che saranno i padiglioni attraverso una viabilità che è una viabilità che incornicia il nuovo disegno, e un'ulteriore enfatizzazione di quest'isola urbana è data da un elemento invece in qualche modo di pregio, che è l'acqua. Quindi questa enclave è ulteriormente protetta e ulteriormente separata da quello che ci sta intorno da una strada di servizio e dal sistema dell'acqua non navigabile. I primi render, nel rendere il mondo di Alice sostanzialmente, avevano delle barchette graziose che navigavano dentro questo sistema, e invece credo che la profondità di questi canali sostanzialmente raggiungerà massimo i 70-80 centimetri. Questo risolve anche un problema idraulico, perché tra i tanti difetti che quest'area aveva era anche un'area esondabile e che quindi ha richiesto un'urbanizzazione importante per poter difendersi dalle piogge più importanti, più grandi. E come vedete il disegno che poi emerge, che da una prima ipotesi che era il disegno leggero con le tende, che il BIE respinge perché non fa parte sostanzialmente della sua tradizione che prevede invece padiglioni costruiti, diventa un disegno molto democratico, ovvero tutti i paesi hanno la possibilità, questi azzurri sono padiglioni dei paesi, di stare in prima fila, non c'è nessuno che è arretrato,
gli unici padiglioni arretrati sono quelli che occupano sostanzialmente le attività tematiche. L'ipotesi è stata anche quella di ospitare paesi che non si potevano permettere un padiglione, ma che per esempio condividevano invece un tema dell'alimentazione. Se ho sorvolato sul tema, poi ci potremo tornare, ma questo è più un tema legato sostanzialmente al legacy immateriale più che a quella materiale e urbanistica, che è il tema dell'alimentazione, in fondo quello della sostenibilità. Dicevo, tutti gli elementi che sono in seconda fila sono quelli di servizio. Alla congiunzione tra il cardio e il decumano ci sono due strutture importanti, c'è naturalmente il Palazzo Italia, c'è una grande piazza con acqua e poi un teatro all'aperto. Questa è l'organizzazione, diciamo, quasi definitiva, e qualcosa sapete anche dalla cronaca, non sarà finito, ma sarà in gran parte il disegno che assumerà l'area di Expo all'inaugurazione. Questa è una vista, diciamo, da Milano verso Rho, in un render. Molto meglio far vedere il render che il cantiere, che è ancora un po', nonostante manchino 15 giorni al lavoro, sostanzialmente il grande asse che distribuisce i singoli padiglioni. Questi gli elementi che rimarranno, che fanno parte sostanzialmente degli edifici permanenti: una cascina agricola che viene recuperata, Palazzo Italia, che è l'unico, nell'ipotesi sostanzialmente iniziale, padiglione che viene recuperato, le due passerelle, come vedete, oltrepassano le infrastrutture, questa porta dalla metropolitana fin dentro l'area. In fondo è una fortezza quest'area, una fortezza con dei suoi passaggi, dei suoi ponti che portano all'interno. Queste sono delle immagini, appunto, delle passerelle, questa è l'immagine della cascina. La fine lavori è sempre un po' stata rallentata nel tempo, tutti questi lavori, forse il recupero di cascina Peruzza è quello più avanti, ma questo è un grande teatro all'aperto, per esempio potrebbe essere conservato anche alla fine. Questo invece è il Padiglione Italia, un edificio complicatissimo. Anche qui la storia di Expo è strana: il concorso per questo edificio sceglie l'edificio più complesso, meno resiliente, anche poi per poter essere riusato in futuro, lo sceglie, e oggi molto probabilmente questo edificio, per la sua complessità realizzativa, sarà finito solamente in parte. Qui vedete alcune immagini dei padiglioni, soprattutto questi sono gli spazi tematici, sia quelli funzionali sia quelli generali. Questi invece sono o gli edifici a servizio o alcuni cluster, e alcune immagini di come apparirà l'area all'inaugurazione, e questi alcuni padiglioni che sono costruiti sostanzialmente su un'urbanizzazione solida, costruita come una città di fondazione, dicevo, sulla quale vengono poi spiccati questi edifici, che sono tutti edifici montati che possono essere rapidamente poi recuperati e smontati successivamente. Alcuni paesi pensano di riportarli poi nei loro territori, altri di poterli invece, per esempio, o confermare o invece proporre anche come padiglioni che possono essere usati o in altre città d'Italia o anche a Milano. Il tema della legacy. Questo progetto non ha una legacy esplicita, e questo è un tema che è stato anche molto criticato da tutti quelli che hanno avversato l'Expo a Milano, e che sono, credo, la maggior parte
sostanzialmente dei comitati, la maggior parte anche meno male degli intellettuali che hanno una visione critica nel modo in cui è stato gestito, comunicato e prodotto questo intervento. Ma in fondo questo disegno è un disegno che ha una sua struttura, quasi da urbanizzazione che può essere riusata ampiamente. Il progetto prevedeva sostanzialmente che tutto venisse cancellato e restituito, a parte, abbiamo visto, alcune opere permanenti attraverso la restituzione ai proprietari delle aree e quindi lo sviluppo di un nuovo piano. Con il 2011 comincia a essere, a svilupparsi invece un tema che è quello del acquisire al pubblico queste aree, non lasciarle ai privati. Devo dire che gli interessi sono molto diversi tra i vari attori in gioco, diversi sono gli interessi della regione che deve gestire, si vede come primo attore nella gestione di questo progetto rispetto a quelli del Comune di Milano. Le aree vengono ricomprate, naturalmente vengono ricomprate a un valore che tiene conto anche della valorizzazione degli impegni che erano stati dati. Però il progetto di infrastrutturazione è un progetto comunque abbastanza importante e quindi la legacy in realtà è una legacy della superficie e della profondità delle opere di urbanizzazione che sono state realizzate, che sono in generale tutte quelle che hanno consentito di insediare questa sorta di tessuto di nuova fondazione che, come dicevo, ha alcune implicazioni interessanti anche dal punto di vista della storia urbana. E allora si comincia ad analizzare attraverso un master plan quali possono essere gli elementi che possono essere recuperati approfondendone i caratteri. Per esempio, questa è la sezione del decumano che vedete, è un'infrastrutturazione pronta per poter essere riutilizzata e quindi si comincia a capire che questo disegno, forse preso com'è, senza la necessità di superarlo, può diventare un momento di recupero. Quindi, tentando anche di intravedere una nuova cultura che valorizza gli investimenti pubblici, ma che valorizza anche la capacità di riusare le cose che si realizzano e riusare un'infrastruttura che è già pronta per poter essere insediata. In queste immagini e in questi studi è facile capire come bene o male il disegno di questo spartito urbanistico è esattamente quello della città storica ottocentesca e novecentesca, che è quella potremmo considerare più resiliente alle trasformazioni della società milanese, degli usi, degli stili di vita. Qui ci sono alcuni tessuti che sono stati sovrapposti per capire appunto come, meno male, anche la bicocca di Vittorio Gregotti in fondo, con le maglie più larghe, riesce sostanzialmente a poter essere un riferimento per la trasformazione dell'area. Andando in qualche modo a chiudere, sostanzialmente il progetto per il riuso di quest'area, che dal punto di vista delle funzioni che possono essere ospitate è ancora in discussione, si struttura attraverso un master plan che cerca di essere un disegno non tanto fisico, non un progetto di riuso formale, quanto un piano, processo, che consente sostanzialmente di guardare come questo spartito urbanistico
può essere riusato per costituire un pezzo di città che deve naturalmente fare i conti col fatto di essere un'enclave, che per esempio può subito rimettere in gioco, forse solamente con un passante, la viabilità anulare e forse traguardare un progetto di mobilità lenta per tutto l'interno dell'area, che valorizzi invece un sistema di trasporto pubblico, che per esempio recuperi anche il tema dell'acqua e in qualche modo ne approfondisca le questioni sostanzialmente di sostenibilità e di ciclo autonomo di questo comparto, quindi con implicazioni anche sulla sostenibilità ambientale, e che si strutturi pian piano sugli spazi aperti che Expo restituirà alla città, anche qui con un'ipotesi di candidatura di funzioni che potrebbero in qualche modo essere usate come funzioni temporanee e quindi garantire l'immediato riuso dell'area. Queste aree, il vero problema è quello di non avere discontinuità nel tempo e far sì che non diventino in qualche modo aree che poi non possono, che poi si degradano sostanzialmente se rimangono separate dalla città. E quindi questo master plan che è in costruzione, che ha una serie anche di implicazioni che derivano dalla regolamentazione urbanistica che è stata scelta originariamente quando si pensava che quest'area potesse essere lasciata con lo sviluppo ai privati, è diventato da un progetto immobiliare a un'area che si candida ad essere una centralità dell'area metropolitana, dove per esempio già la facoltà, le varie facoltà dell'Università Statale di Milano hanno chiesto la possibilità di potersi localizzare, naturalmente non esaurendo le funzioni di quest'area, e bene o male per esempio la Triennale di Milano ha chiesto di poter partecipare anche al riuso dell'area in modo temporaneo, per esempio localizzando dentro l'area di Expo, anche con la rifunzionalizzazione di alcuni padiglioni, l'appuntamento che la Triennale di Milano avrà nel 2016. E quindi un lavoro all'interno di questo strumento processuale che cerca di lavorare anche con un immediato riuso dell'area, quindi capendo come fasi di cantierizzazione possono convivere invece con fasi in cui l'area viene rimessa in gioco. E quindi forse in qualche modo se si riuscirà a continuare a tenere alta la testa e il respiro di una progettualità che cerca di non dettagliare tutto ma di rimanere nel corso delle cose, il post-Expo da una situazione critica potrebbe invece diventare una grande opportunità anche per misurarsi con una nuova cultura di urbanistica che è capace di riusare, di rigenerare le proprie cose e anche in qualche modo di affrontare quei temi nuovi che l'urbanistica milanese, ricordava Federico, avrà nei prossimi anni, per esempio nel proiettare quest'area nell'orizzonte della città metropolitana. In fondo questa è una prima sperimentazione di una grande area di rigenerazione urbanistica e ambientale intercomunale, è un'area che può diventare una centralità metropolitana, lo è per la sua accessibilità, è un'area che può cominciare anche a riproporre per la città un progetto che parte dalle attività economiche. Quest'area era pensata come un quartiere, in fondo qui la residenza forse è anche impropria, non deve essere la funzione prioritaria che stava nei disegni di valorizzazione, ma potrebbe invece diventare un modo per capire le nuove economie, le nuove
attività come possono localizzarsi e attecchire dentro un disegno urbano. Quindi diventare un'occasione per sperimentare la rigenerazione urbana ambientale avendo cura del suolo, avendo capacità di interpretare gli investimenti pubblici e bene o male anche di rigenerare, come diceva Federico, le risorse ambientali e sottrarre alcuni territori dalle loro fragilità. Grazie.